Anch'io. 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 Se vuoi bene alla città, vivi il centro. Il centro storico diventa salotto di Gianna Fabrizi e Pietro Gasparri. Se la volta scorsa abbiamo visto insieme all'assessore Caverni quali sono le iniziative dell'amministrazione comunale di Prato per il rilancio del commercio nel centro storico, in questa seconda puntata vediamo invece insieme all'assessore Borchi che cosa si intende fare per il rilancio più in generale del centro storico. Quali sono le iniziative per la rivalutazione del centro storico da parte dell'amministrazione comunale di Prato? E dunque il centro storico è una questione complessa che riguarda sia la cultura, sia la sicurezza del centro, ma anche e soprattutto il recupero del grande patrimonio artistico che questa città ha. Noi abbiamo in essere molte iniziative, sia in campo culturale, ad esempio l'importanza di riaprire il nostro Palazzo Pretorio, che è il museo civico della città. Pensiamo il prossimo anno di avere anche gli allestimenti e quindi riportare tutta la quadreria all'interno del palazzo. Allo stesso tempo di creare un sistema concertato con gli altri musei in maniera da avere un biglietto unico fra questo museo, il museo del Duomo, il museo del tessuto alla Campolmi e ugualmente, anche se fuori dalle mura, il museo Pecci d'arte contemporanea. Altre iniziative sono state quelle di agevolare il commercio in ogni forma. In questo periodo natalizio noi abbiamo fatto degli investimenti importanti anche per dare un'immagine natalizia diversa dagli anni precedenti, che avesse una maggiore attrattività, perché noi crediamo veramente che il nostro potenziale da un punto di vista artistico, culturale, storico della città possa veramente dare un segnale di cambiamento e possa riuscire a far sì che anche questa città possa diventare una città da un punto di vista turistico attrattiva e quindi creare anche alternative in campo economico tali da consentire ai nostri giovani di avere un'opportunità in più. Volendo fare una proiezione per il 2011, che cosa ci aspetta? Ci aspettano investimenti importanti, soprattutto sul Bastione delle Forche, che è una delle porte principali della città e che ha bisogno assolutamente di essere restaurato e avere funzioni pubbliche in buona parte. E l'altro investimento importante sarà su Piazza delle Carceri. Anche questa è una piazza bellissima, che ha, con il castello che è il simbolo della città, e la chiesa appunto delle Carceri del San Gallo. Piazza San Francesco che si intravede e quindi una zona che certamente riqualificherà il centro storico. Dispenser TV, un programma di Pietro Gasparri. Arrivederci a sabato prossimo.